Ho portato la spazzatura. Ho portato l'umido da buttare via. La carta, che non è il giorno di carta. Dove siamo, Yoshi? Nella bicicletteria di via Washington 60. Siamo io e Francesco. Che cosa fate? Cosa facciamo, Fra? Ma sistemiamo sedie, essenzialmente. Ah, ma questo qua è il nuovo modello. È titanio questa qui. È leggerissima. La cliente lamenta la catena. Ma perché? Mi sembra nuova. È un colore diverso. È un nuovo colore. Perché dovremmo cambiarla? Ma boh. Allora ragazzi, siamo venuti al negozio gestito da Yoshi. Perché ragazzi, guardate qua dentro. Rose, perché qui dentro c'è una nuova bici che oggi il nostro buon Yoshi e Francesco mi aiuteranno a montare. Spiegaci il tuo lavoro. Secondo. Al momento. No, si chiama momento bestemmia. Sì, però adesso è un momento bestemmia in silenzio. Non avete idea che mecciata in teoria ho scelto di altri colori. Senza mostrare le ruote, Yoshi, guardale te. Pelo. Ciao. E già viste. Ma dai, ma cos'è? Ma mica, ma neanche il quarto giaro. Guarda che quarto giaro ormai è un quartiere chic di Milano. Sì, io apprezzo sempre le zarrate. Allora. No, Toto. Quando si taglia? I guanti. Il guantino, e ce l'hai lì. Ma non taglia niente. Avrò fatto tanto così in due ore. Ma ci siamo quasi. Che animale! Ma che forza la sta martellando! Ma un po' di ignoranza! Cioè, ma si deve abituare a prendere secche la mia forcella. Quando è in bici con me, l'altra mi sta robettina qua. Francesco mi stava già facendo notare che sbatti perché abbiamo i buchi piccolini per far passare i cavi veramente piccoli, ragazzi. Vediamo, se no li attacchiamo con lo scotch sotto. Mi raccomando, ragazzi, grassettino sempre. Allora, il buon Francesco sta facendo l'operazione chirurgica, cuore aperto per cercare di far passare dentro i cavi. Il buco è strettissimo, la tensione alle stelle in questo momento, ragazzi. Com'è? Ah, io di solito lo tengo così. Albi! Non rispondo più, ragazzi. Diventando maleducato. Apri la bocca. Ma io ci ho visto che non fa più il bulletto, non ride più, Non ride più, Albi! Hai fatto il cattivo, Cosa dice tua discolpa? Non vuoi parlare? Arboreto, questo è un avvertimento. A parte gli scherzi dell'arboreto, qui c'è una Ruth Miller pronta. Questi cazzi non leggo. Non legge! Abbiamo girato le cose. Sì. No, veramente, no? Che amore. Abbiamo cambiato location, ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Bisogna testarla sta bici. L'unica cosa che mi manca da montare è ovviamente il portaborraccia. Siccome oggi ci facciamo una bella pedalata, dove siamo? A Colazza. Ma lo sai che a Milano si dice vado a fare colazza? Sei serio? A colazione si dice a Milano. Bah, si vede che non è un milanese, ragazzi. Dove vive questo? Un boomer. Ciao Alboreto. Non ci sta con la borraccia. Un grande. Devo comprare la borraccia più piccola. Io te l'ho regalata una borraccia, torquato. Ma io ce l'ho la borraccia, non vedi? In descrizione c'è il link se vuoi. La candeggina di Alboreto si chiama questa.
è imponente. È imponente sta ruota. Ma tu hai 27 e mezzo, ne? 27 e mezzo. Si vede, è piccolissima, cazzo. Sembra un triciclo. Che sai quella roba? Sag alle sospensioni, no? Il sag? No, guarda, il sag. Me ne frega un sag proprio. Quindi come va in salita? E allora, per adesso, questo primo pezzo, ti dirò. Boh. Io in realtà non vi ho ancora parlato della bici, perché ho detto, vabbè, sai che c'è? Per non annoiare le persone che guardano il video, vi faccio un bike check un po' particolare. Intanto che pedalo in salita, col mio bellissimo fiatone, cercherò di spiegarvi tutta la bici adesso. È la cosa più difficile perché sono già stanco. Partiamo dal cockpit. Come abbiamo detto, abbiamo una colorazione super particolare perché Cromag mi ha dato questo manubrio e questo stem quando sono arrivato secondo al Crankworx Tour nel 2017. Fino ad allora io non li avevo mai usati perché è un'edizione particolare. Loro non fanno questi colori e me li hanno mandati per ringraziarmi del buon risultato che ho fatto in quel contest. Finalmente ho trovato la bici perfetta per me, Charlie. Questo colore è fantastico. Telaio, stesso colore dei raggi blu. Manubrio e stem, stesso colore dei raggi viola. Ho il pantalone che matcha col manubrio, stellare. Comunque manubrio è un bel classico OSX da 31,8. Larghezza del manubrio tagliato a 76, mentre lo stem è un hi-fi. Rimanendo in tema Cromag, abbiamo pedali, in tutte le bici utilizzo questi pedali, sono i Cromag Contact, pedali fantastici per qualsiasi disciplina fate. Sella, di cui non ricordo il nome, ho cercato di prenderla quasi vintage, ricorda un po' la pelle, tutta nera. Oddio, ancora bisogna parlare. E lui strappa, io devo parlare, lui strappa, ma si può. Ma adesso parliamo del punto forte, che sono le ruote ovviamente. Industry 9 Enduro 305, che sono le stesse ruote che uso anche in dirt, ma in questo caso ovviamente dimensione della ruota 29 pollici. È la colorazione più bella credo che abbia mai fatto di queste ruote. Ma durano? Cosa? Le ruote? Ma ragazzi, ma è del mestiere. Non ho mai tirato un raggio, mai tirato un raggio. Mai un raggio. Mai più. Mai più. Ragazzi, io sono partito in tromba a parlarvi della componentistica, ma non vi ho detto niente del povero telaio. La nuovissima Rose Root Miller, bici uscita quest'anno, taglia M, perché io preferisco avere una bici bella maneggevole anche per saltare. Come si sta comportando per adesso? Beh, decisamente con la ruota 29 devo dire che, cioè, qualsiasi roba sto prendendo in salita ci passo sopra abbastanza trattore. Escursione 150 davanti e dietro. Escursione del telaio è 140 mm. Se l'ho cannata almeno una dei due l'ho azzeccata. Ammortizzatore e forcella Fox Kashima, tenuti a pressioni stellari. Non ho idea di quanto siano gonfi. È arrivata la bici? Non li ho neanche misurati, erano belli duri. Ho detto, minchia, perfetto. Regolazione a sentimento, basta che sia durissima, perfetta per saltare. Vediamo quanto assorbe. Contento tu. È qui la differenza, vedi? Chi salta e chi non salta. L'unica cosa che guardo di solito è il ritorno, che sia abbastanza lento. Trasmissione Descendant Carbon con, cos'è questo qua? Un X0, 12 velocità, come dice Roby. Gomme, ragazzi, le gomme le lascio sempre per ultimo, ma sono la cosa che ci tiene incollata al terreno, la cosa forse più importante della bici. Davanti Magic Mary, dietro invece ho la Hans Dampf. Ho finito, ragazzi. Io voglio provarla in discesa. Roby, voglio provarla in discesa. Anche oggi pista nuova in quel dei sentieri dei lupi del cornaggio. Già partito pedalando e io non c'avevo rapporto. Raga, mai fatto io questo, mi sto fidando del Roby. Foglie bastardi. Bello questa discesa, mi è piaciuta. Sai cosa mi dispiace? Che durano troppo poco le discese. Sempre. Allora va bene, abbiamo fatto una discesina, easy. Adesso seconda risalita. Una seconda discesa molto più, chiamiamola free ride. Cosa c'è scritto? Eat, sleep, shred, repeat. Ha studiato il ragazzo, ha studiato. Bravo, bravo Roby. Dai, oh, questa qua l'ho già fatta in realtà, quindi vediamo. Manualistico. Beh, lì aspetta. Se si passa via veloce lì, in mezzo.
quel Robby, mi dici te un parere su questa bici, per favore? Tu che l'hai usata un botto oggi. No, comunque, ragazzi, veramente una bomba questa bici. Prima volta sulla 29, in discesa devo dire che lo apprezzo. Sullo scassato non senti niente. Poi, il fatto che ha un telaietto bello basso, cioè, mi ricorda tanto il telaio, non dico di una Dirt o di una Slopestyle, però mi piace che ci sia il telaio basso, soprattutto perché riesco a muovere proprio il bacino come sulla bici da Dirt, cioè riesco a pompare e abbassarmi tanto. Direi che può essere considerata una bici super versatile e se qualcuno ha bisogno di una bici singola, quindi uno non vuol comprare bici da enduro, bici da downhill, bici da freeride di qua e di là, questo è il giusto compromesso per tutto. Una bici che vale un po' per qualsiasi disciplina. Cosa devo fare? Ricordaglielo. E basta. E la campanellina? Ragazzi, lui è uno di quelli che non attiva le campanelline. Sgridatelo. Bravo, guardalo lì, lasciare. Bel mi piace. Bravo. Un saluto all'Alboreto. No, l'Alboreto. Scrivete in direct. Scrivete in direct all'Alboreto. 99 devono tornare sul profilo dell'Alboreto. 99 più, ragazzi, sul profilo dell'Alboreto. Bella.